Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione custodia merce con successiva consegna. Mancano meno di 10 giorni a Natale, giusto il tempo di ultimare l'organizzazione del cenone e l'acquisto dei regali. Ci siamo chiesti come festeggeranno gli Elbani ed ecco che cosa ci hanno risposto. Partiamo con la nostra famiglia, primo anno, abbiamo deciso di andare a Lisbona dal 20 al 27. Speriamo di stare bene, coi figli, il marito e la mamma. Faccio con la mia ragazza, sono a Capoliveri. Lo fa con me, perché io alla fine non festeggio il Natale che sono marocchino, sono musulmano. Però sto vicino a lei, festeggiamo, usciamo. Festeggiamo il 24, il 25 e il 26. Il 24 tutti insieme noi con la mia famiglia e poi il 25 e il 26 con le rispettive famiglie. Festeggiamo normalmente il giorno di Natale, non facciamo la vigilia, no, no. Nipoti, mogli, figlioli, tutti in casa. Lo passo con la mia famiglia, i miei nipoti e parenti vari, qui all'Elma Marina di Campo. La sera di Natale faccio cenone, poi c'è la messa, poi si rientra e si fa festa perché dobbiamo sballare regali e tutto e facciamo le tre di notte e passiamo tutto il giorno a mangiare e come si dice a Rio, la sera un po' di brodo che ci abbraccia lo stomaco.